non sapevamo neanche né la portata, ma neanche cosa effettivamente stesse succedendo. Qualcosa che era inedito, che era sconvolgente e che man mano, subito dopo i primi giorni, abbiamo capito anche che stava provocando un dramma pesantissimo. Ho in mente questa sensazione, questo sentimento e paura proprio di non arrivare a riuscire a dare le risposte che necessitavano. Abbiamo avuto l'impressione che le scelte siano state fatte sicuramente nell'emergenza, ma senza pensare all'ambito in cui poi sarebbero state applicate. E ovviamente non possiamo ogni mese mettere dentro soldi nell'attività. Ci dicono aprite 2 giorni, poi dopo chiudete, non hai un tasto on off. Se poi richiudi dopo 2 giorni gli acquisti che hai fatto li butti via, lo sport è comunque un rigagnolo rispetto a quello che è la nostra normale attività, e sicuramente con l'asporto non ti paghi le spese e non stai in piedi. La disperazione di non farcela, noi per esempio anche quando abbiamo incontrato i ristoratori, i negozi, cioè soprattutto la parte del commercio, ristoratori, bar eccetera, cioè la parola più usata era tempo, necessità di avere tempo. Se ci pensiamo, noi abbiamo vissuto un anno come se il tempo fosse sospeso e contemporaneamente avevamo la necessità, dal punto di vista proprio anche degli aiuti, di fare il più velocemente possibile. Se non arriva la svelta all'aiuto, noi non ce la facciamo. Ci hanno dato la delega di stare aperti, però non stiamo lavorando per niente, perché la gente non arriva a far spesa. Qua ci sono panetterie, fruttivendoli, salumerie, macellerie, sono tutti aperti. In collaborazione col Comune abbiamo creato una lista di commercianti, di negozi di vicinato che sono disponibili a fare le consegne a domicilio. Quindi è chiaro che dico ai cittadini di Crema, se avete bisogno chiamateci, noi ci siamo. E dato che ci siamo, ricordatevi anche dopo, quando sarà finita questa emergenza. Perché anche i miei fornitori mi chiamano, però anche io dico, ecco, come faccio a saperlo? Devo sempre aspettare per poter comprare. A marzo dell'anno scorso l'ho comprata e ho dovuto subirmela tutta io. La clientela che invece è un po' di passaggio, che sulla quale di solito si contava un po' nei weekend, questa c'è decisamente meno. Noi anticipiamo le casse integrazioni a tutti. Fai fare le ferie anche nei casi in cui magari di ferie non ne hanno, gli fai fare dei permessi, ti inventi qualcosa, perché è comunque gente, sono comunque persone che come noi hanno anche loro le spese. Chi c'ha il mutuo, chi c'ha le bollette, chi c'ha i figli da mandare a scuola, cioè sono famiglie che vivono sullo stipendio che prendono a lavorare in un ristorante, in una pizzeria o quant'altro. Abbiamo da subito sospeso tutti i pagamenti dei tributi locali, cioè quello che era nella nostra potestà di fare. E poi eravamo nel mese di marzo e ricordo che a aprile si paga la prima rata di solito della Tari. Sono state stanziate delle risorse, i famosi appunto 2 milioni e 100 per il comune di Crema, per misure a sostegno di famiglie e imprese. E poi una buona parte, diciamo la parte maggiore, per il sostegno di esenzione della Tari. Prima l'abbiamo deciso per i 3 mesi di chiusura e poi per 5 mesi per tutte le imprese che sono rimaste chiuse nel periodo del lockdown. E poi abbiamo iniziato a lavorare invece su un bando, quindi abbiamo accantonato delle risorse pari a 600.000 euro per poter andare incontro in quella fase soprattutto alle microimprese. Se vogliamo anche per alcuni un po' un sentimento di vergogna quasi, cioè la vergogna di venire a chiedere o di venire a
sottolineare, testimoniare una situazione di difficoltà quando nella loro vita non l'avevano mai dovuto fare, perché si sono sempre, come dire, arrangiati un po' da soli. L'impatto era diversificato rispetto ai settori e rispetto ovviamente anche al tipo di attività. Allora, bisogna distinguere tra un momento proprio del picco epidemico, parliamo di marzo, ma dopo quel periodo non abbiamo avuto anche a livello proprio di feeling delle persone segnali di preoccupazione. Però non è che ha stravolto, voglio dire, la busta paga di quel mese. Molte aziende, tra cui anche noi, siamo andati incontro e abbiamo premiato ulteriormente chi è venuto a lavorare. Però ricordiamoci, ecco, di quelli che alla fine in quel momento erano sul campo. Tanto è vero che alla fine sembra che meno dell'1% dei contagi sia venuto nelle aziende. Ma perché dove ci sono regole e controlli è più difficile che ci sia il contagio. All'inizio abbiamo avuto parecchie difficoltà a reperire i materiali, che siano guanti, mascherine. Come comitato di controllo facevamo il giro magari una volta, due volte al giorno in azienda a vedere se tutti portavano i dispositivi. Quindi magari qualche lavoratore l'ha recepita subito, qualcuno invece pensava che era una semplice influenza. E lì dove si è dovuto lavorare, l'azienda non è arrivata a dare delle lettere di richiamo o fare delle cose, però cioè ogni ciclicamente una riunione periodica nei reparti, spiegare la situazione. Ma no, ma figurati, ma non è così, assolutamente, perciò la mascherina abbassata, hai marito, hai figli, magari tu sai come ti devi comportare, però magari pensi va bene, ma magari i miei figli si comporteranno nello stesso modo. Il potere di acquisto di una multinazionale in questo caso si è veramente fatta sentire, è riuscita immediatamente a recuperare tutti i dispositivi di protezione per mettere in condizione tutti i dipendenti di lavorare. L'azienda ha anticipato il FIS per i nostri dipendenti, di conseguenza anche i nostri dipendenti l'hanno vissuta comunque con un po' più di tranquillità, almeno a livello economico. La provincia di Cremona chiude il 2020 con il più basso tasso di occupazione delle province lombarde, quindi 63,4 rispetto a 66,9 dell'anno 2019, e quindi dal 2020 rispetto al 2019 è aumentato del 3,2 il tasso di inattività, una diminuzione pesantissima, fortissima, delle ore lavorate. Siamo riusciti in un primo tempo a chiedere una settimana di ferie, così l'azienda poteva valutare e comunque mettere in atto tutte le procedure per la sicurezza dei dipendenti. Comunque una settimana poi non bastava e abbiamo richiesto la cassa integrazione, che l'abbiamo portata avanti fino al 12 di aprile. Tanti lavoratori lavorando su turni hanno maggiorazioni, vi dicendo, trovandosi a perdere queste maggiorazioni, inoltre trovandosi ad essere in cassa integrazione, senz'altro lo stipendio veniva decurtato parecchio e cominciavano a emergere quelli che erano un po' i malumori riguardanti alla busta paga. Come c'è la preoccupazione di perdere il lavoro? C'è stato proprio un fatturato minimo, ma minimo, minimo, minimo. È da dire che siamo pure fortunati che in azienda dove la cassa integrazione l'ha anticipata. Ansiosa per quanto riguarda i pomeriggi a casa, perché fortunatamente andavo a lavorare sempre tutti i giorni. C'è invece chi l'ha vissuta malissimo perché ha dovuto stare a casa, perché purtroppo le ditte hanno chiuso. E quindi tanta gente in cassa integrazione, tanta gente che non aveva i soldi fino a fine mese, tanta gente con i figli che non andando a scuola ha dovuto stare a casa. Un tentativo di mantenere degli spazi contingentati per evitare al massimo il contagio.
non tanto per se stessi quanto per le persone che rimanevano a casa. Ho avuto tantissime colleghe che hanno dovuto badare ai genitori anziani. Nei momenti proprio culminanti siamo stati a casa, perché comunque essendo un settore non indispensabile, la ditta ha chiuso e abbiamo avuto l'accesso alla casa integrazione. Però avendo due nipotine piccoline, un genitore anziano, il mio timore è sempre stato verso di loro. Siamo stati lontani in questi mesi che non si è potuto uscire. Le mie nipotine, nonostante fossero a pochi chilometri da me, non le ho potute vedere. Senza dimenticare che stiamo parlando di un periodo, cioè un anno, in cui vige il divieto di licenziamento. Cosa succederà nel momento in cui si potrà ancora licenziare? La precarietà e la povertà economica stava colpendo anche quella fascia di lavoratori, io dico autonomi in senso generale, quindi non lavoratori dipendenti, soprattutto giovani, soprattutto che avevano magari aperto un'impresa individuale, una attività individuale. E non dobbiamo dimenticare che Crema è città di servizi. Hanno impostato la domanda e dato gli aiuti in base alla diminuzione del fatturato dall'aprile 2019 all'aprile 2020. Noi ad aprile 2019 abbiamo fatto dei lavori, quindi abbiamo chiuso per il mese di aprile. Per questo noi siamo stati esclusi da tutti gli aiuti che hanno messo in campo. Suddividono il locale per ambienti commerciali, cucina, spogliatoio. Ci hanno dato un credito del 60% sulla parte commerciale, tecnicamente di un terzo dell'affitto. Però il problema per noi che lavoriamo da più di 40 anni solamente la sera, aprire a mezzogiorno è un terno all'otto, cioè può capitare il giorno che ci sono delle persone, ci sono dei giorni che non c'è nessuno, si lavora un po' il fine settimana, ma il fine settimana non è sufficiente per vivere, basta. È andato a colpire in modo particolare quei settori che erano già deboli, quindi di fatto ha accentuato le criticità che nel mondo del lavoro erano già presenti. In una segmentazione di genere, colpito soprattutto il lavoro delle donne, segmentazione generazionale, avendo colpito in particolare i lavori precari e i lavori a termine, quindi colpiti particolarmente i giovani. Noi abbiamo dovuto ridurre il personale, tutti con il personale che era con contratti a termine, eccetera, quindi quasi un 30% del personale purtroppo ho dovuto comunque non rinnovare i contratti. Questa crisi ha determinato anche la mia decisione di chiudere il nostro negozio di via 20 settembre, che con un calo di fatturato che era in circa del 60%, non era più, dopo un anno non era più sostenibile. E in più si è creata un'altra segmentazione che prima non esisteva, tra chi può fare il lavoro da casa e chi non lo può fare. Quindi anche la modalità di come si svolge il lavoro ci ha costretto a fare un salto per quanto riguarda l'innovazione e la tecnologia non indifferente. Tutto il mondo smart working per noi era ancora abbastanza lontano. Un altro punto di forza è stato veramente lavorare in tutto il mondo. Uno Stato è stato messo in difficoltà e magari iniziava a non esserci più la domanda in un determinato punto del paese, magari arrivava da un'altra. Questo ci ha permesso anche di non ricorrere alla cassa integrazione. La forte difficoltà da parte di tante aziende che oggi vediamo nostri clienti serviti da noi, lasciando i dipendenti lavorare da casa, positivo per quanto riguarda sicuramente un aspetto lavorativo, negativo per noi del settore, perché non vediamo in sé per sé, logicamente, l'utente poter consumare il pasto in mensa. Abbiamo un calo vertiginoso dell'occupazione. Nell'età 25-34 anni abbiamo l'unica provincia che supera la doppia cifra e abbiamo un calo del 13,8 punti di tasso di occupazione femminile in quella fascia, così come dell'8,2 nella fascia 15-24. Mi spiace perché all'inizio del 2020 c'erano le premesse per una certa ripresa economica.
quelli che pagheranno forse il conto più alto saranno i giovani, perché i giovani sono anche quelli inseriti con i contratti a termine, con contratti interinali. Questa cosa mi dà molto fastidio, perché togliere il sogno di un futuro alle nuove generazioni, a chi si vuole sposare, avere dei figli, eccetera, è veramente la più grande tristezza di un paese. Secondo me i giovani sono stati abbandonati. Loro si sono abbandonati perché si sono chiusi nel loro mondo, e già questa è una cosa drammatica. Che loro si sono trovati il loro spazio, ma noi abbiamo smesso di dargli uno spazio più ampio. Gli è stato portato via un pezzo di serenità. Riusciremo a ritrovare un nuovo equilibrio, un nuovo equilibrio. Non sarà come prima. In Italia, non soltanto nella nostra zona, ma dappertutto nel nostro mestiere, tantissime volte è una questione di famiglia. La maggior parte delle volte, io sono nata nei ristoranti, i miei fratelli sono nati nei ristoranti, i miei figli sono nati nei ristoranti, i miei genitori prima di me. E io in particolare vivo di questo e vivo solo di questo. Quindi per noi è stato un costo economico pesantissimo e anche un costo psicologico importante. Sono troppi anni che siamo in decrescita. Pensare e riprogettare quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Mi riferisco a un'azione per attrarre del turismo. Già si è fatto nel passato con il film di Guadagnino. E quindi il rischio anche qui dell'acuirsi della povertà anche in presenza di lavoro, che è stata una delle caratteristiche degli ultimi decenni. Prima chi lavorava non era incluso tra i poveri di questo paese. Sappiamo che negli ultimi anni anche il lavoro ha creato povertà. Una profonda crisi di cura sociale, di cura sanitaria, di cura ambientale, ha messo in discussione proprio un modello. Noi non abbiamo ancora ben chiaro sul tema dell'occupazione e del lavoro quali saranno gli effetti profondi. Io sono convinta che dovremo ancora vedere ripercussioni pesanti nei prossimi mesi. Noi avremo una riduzione di reddito significativa. Può aiutare l'elaborazione che si sta facendo su come utilizzare le risorse del, e qua lo sottolineo, next generation, prossima generazione. Le risposte sia sociali sia personali anche alle ferite che la pandemia ha prodotto non sono solo risposte di tipo economico. Saremo proprio giudicati sulla capacità di riuscire a dare risposte a queste urgenze.